Allora, innanzitutto vi ricordo di seguire Alici Come Prima su Instagram e iscrivervi al canale YouTube. Questo è un 18esimo molto particolare perché ci siamo messi in macchina, siamo arrivati a Portici per entrare a casa della festeggiata alle 13.30 e passare con lei l'intera giornata del suo compleanno. Sono facendo piacere. Piacere, Andrea. Piacere, Roberta. Ciao, sono Roberta, oggi è il mio compleanno, faccio 18 anni, finalmente arrivato questo giorno. E per questo giorno speciale Roberta si è svegliata con la veranda tutta addobbata a festa per fare una colazione regale e poi si è affidata alle mani della truccatrice. Io sono la sorella, ci mettono le station. Le station wagon. Avrete immaginato che Roberta è una ragazza estrosa, anche nella scelta delle paposce. Belle queste stile. Io sono un tipo un po' particolare, sono 0 e 100, non sono mai una metà. Intanto si sono fatte le 2:30, il parrucchiere è alle prese con le station della sorella, la truccatrice lavora sprombattuto sugli occhi della festeggiata e io grondo sudore da tutti i pori. Scusa, devo mettere Gigi Alessio gentilmente. Raga, Gigi Alessio! La veemenza con cui Roberta richiede i pezzi di Gigi D'Alessio me la fa già volere bene. Questo è qua, questo è qua. E dopo aver scelto il paio di ciglia più indicato per la festa, ci mostra camera sua sommersa da palloncini aereo. Questa è quella che mi hanno fatto trovare ieri sera. Infatti non so come farò a prendere le scarpe dopo, sinceramente, visto che il mio armadio è quello. Arrivato anche per Roberta il momento della parrucchiera, io mi sparo un panino con la mozzarella. Ma si è quasi fatta ora ed ecco la festeggiata sfoggiare il primo dei due vestiti che indosserà oggi. È il momento di concedersi ai fotografi per degli scatti veloci prima di partire alla volta della festa, che si terrà a Castellammare, ma gli invitati ancora non lo sanno. È un secret party, quindi loro avranno l'appuntamento alla navetta e che li porterà direttamente al locale. Ed eccoli lì, ragazzi, fuori alla navetta. Vado a fare preventivamente amicizia con loro. Ragazzi, buonasera, dove siete diretti? Okay. Oddio! Non ci credo! Salgo anche io sul pullman e mi faccio carico del rispetto delle regole. Per favore, se si può accomodare, grazie. Dopodiché sondo le aspettative dei passeggeri. Io voglio variare, quindi ballare, ballare. Nel mio frugare incontro un più uno. Io sono il fidanzato, non sono un più uno, sono il fidanzato. Stavo di mettere una camicia però. Però se no mi piacciono, c'è un po' la panza appesa. È vero che c'ha sta panza appesa? Ma quanto è molla la panza? Abbastanza. Ti capisco, frate. Poi vedo che queste ragazze sono alle prese col bigliettino di auguri. Puoi scrivere: sei carina, sei vivace, sei l'amica che mi piace. Sei carina, sei ok, resta sempre come sei. Dopo questo prezioso suggerimento la navetta parte e ci conduce verso Castellammare, in una location bellissima, talmente bella e talmente suggestiva che mi convince a cambiarmi per rendermi più presentabile. Intanto tra grandi sfarzi sono tutti in attesa di Roberta. Sono una a cui piace esagerare molto, ma in tutto. C'è una trepidante attesa, c'è questa atmosfera di tensione. La noti? Si taglia con le forbici questa tensione. Col grissino. No, quello è il tonno. Ah. Il fatto è che nessuno sa in che modo arriverà la festeggiata alla festa. Un po' tipo paracadutarsi dal cielo. Beh, là sarebbe un colpo straordinario. Ma è probabile. Potrebbe paracadutarsi. È difficilissimo dire paracadutarsi. Arriverò in barca e arriverò con mio padre. Oltre ad essere, diciamo, una compagnia, perché ho paura di azzeccarmi a faccia a terra e di cadere a mare con tutto il vestito e i tacchi, è anche un simbolo per appunto dimostrare, diciamo, l'amore che abbiamo io e lui. Così, mentre tutti fremono per scoprire il mezzo con cui comparirà la star della serata, ecco in lontananza avvicinarsi elegantemente verso l'attracco la barca che trasporta Roberta in tutto il suo splendore. Il padre l'aiuta a scendere e insieme si dirigono verso amici e parenti, dove vengono accolti dal resto della famiglia e da fuochi d'artificio. Ma comunque ora è finalmente tempo di entrare dentro e godersi la serata. Buonasera, buonasera! Cazzo, già siete partiti che drink? Siamo appena arrivati, però ci dobbiamo far riconoscere in un modo o nell'altro. Tra centrotavola a tema grandi firme, i ragazzi non vedono l'ora di scatenarsi. Ma sinceramente sto aspettando iniziare un po' a ballare, così voglio aprire un po' a cocco, voglio andare via a cocco, voglio ballare un poco. E Roberta si dice soddisfatta. Allora, come sta procedendo? Fammi sentire. Piuttosto bene, in realtà. È tutto buono, cibo buono. Qualcun altro invece si lamenta del buffet. Il mangiare poteva essere del migliore. Hai una lamentela? Vabbè, sono io il difettato. C'hai il palato fino. No, non fino. Più napoletano, come dai ci fai? No, sushi, queste robe qua. Cosa avresti preferito al posto del sushi? Passa su. Partita sul serio la serata, rincontro la truccatrice. Tu sei il fidanzato della truccatrice. Quello capricorno. E che questo cosa comporta?
merda. È terribile. Che mi serve l'assist per l'argomento dell'indagine sociologica di Alici come prima. Ma secondo te sei terribile perché sei terribile o sei terribile perché sei capricorno? Secondo me non sono terribile. Ma tu credi nei segni zodiacali? Sì. No. Io sì. Sì. Assolutamente no. Sì, io sì. E beh, lo crederci, ma non ci credo. Cioè, che senso te nei segni zodiacali? I segni sono importanti, bisogna dare ascolto all'astrologia. Cioè, come può mai essere vera una cosa del genere? A me Paola Fox ci tutto strunzato. Tu credi nei segni zodiacali? Dipende. Se il mio segno va d'accordo con la ragazza, allora stiamo a posto. Se invece non va bene, non me lo fotto proprio. E quindi nel momento in cui tu decidi di provarci a prescindere con la ragazza, ma di solito poi come finisce questa giostra? Ma al 99% a chiappo palo. Al 99% però. Perché la speranza è l'ultima a morire. Come insisti? Cioè la zecco un po' la ragazza, diciamo. Diciamo no, non me ne vado fin quando muore a un terzo palo. La discussione attecchisce facilmente. Quando vedo il mio oroscopo mi ritrovo molto con quello che dice. Perché sono vergine. Sei vergine. Di segno. E che disegni? Che disegno? Che segno sei? Io sono toro. Per esempio, Paolo Fox, se un coppa Instagram, quando una cosa non mi va bene, io piglio e levo il segui, capi? E invece coi segni a tema amoroso come la mettiamo? Cioè, tipo, compatibile o non compatibile, ha senso, con me ha sempre funzionato. O segnami non è compatibile con nessuno, con chiunque parli, o segnami non è mai compatibile, sembra fatta apposta. Che vita grama. Comunque ragazzi, ci siamo divertiti a questa festa, dove abbiamo incontrato un sacco di bravi ragazzi, tutti molto simpatici. Io vi rinnovo l'invito a seguire Alici come prima su Instagram e ad iscrivervi al canale YouTube per non perdervi nessuno dei nostri contenuti.